Il film si apre con un bombo sconosciuto, mentre un regista osserva un nastro, dove Fabian è accanto a una figura immobile. Il regista gioca con nonchalance con una lama e passa un notiziario. Nel telegiornale, Fabian annuncia che la sua squadra Z, recente vincitrice del premio come migliore interprete maschile d'azione per il cortometraggio Kobe On, si è allenata per 9 anni in Cina, in particolare nel famoso monastero Shaolin. Ora puntano il successo a Hollywood. La scena si intensifica quando il video iniziale riparte, mostrando Fabian che brandisce un bastone e aggredisce un uomo. Lancia il bastone contro la telecamera e chiede con rabbia se è felice adesso. Successivamente, un filmato di 24 ore riprende una vibrante festa. Fabian è profondamente coinvolto in un'intensa conversazione con il suo amico Jess, senza accorgersi che qualcuno li sta spiando. La situazione si fa tesa e Fabian esce di casa all'improvviso. La storia si fa più intrigante quando vediamo una persona che apre abilmente una porta, nasconde una telecamera in una borsa e inizia a sorvegliare di nascosto. L'attenzione si sposta su Melu, la compagna di Fabian, che incontra una persona oscura. All'improvviso arriva un'auto nera. La suspense aumenta quando il regista osserva Fabian nel suo gruppo su molti schermi, lasciando intendere una situazione complessa e vincente. La suspense raggiunge il culmine quando Fabian, insieme agli amici Jess, Loan e Didier, riceve una telefonata. L'enigmatico chiamante richiede l'attenzione di Fabian, rivelando il rapimento di Melu. Un filmato spaventoso mostra Melu legata a una sedia. In preda alla frenesia, Fabian controlla un bidone della spazzatura nelle vicinanze e trova delle cinture, aggiungendo urgenza alla crisi. Un'altra chiamata porta Fabian a passare il telefono a Jess. La voce anonima dice a Fabian di indossare una cintura, dicendo che mostrerà la loro posizione. Il telefono diventa l'unico modo per Fabian e i suoi amici di parlare. Ignorare gli ordini dell'interlocutore mette a rischio la sicurezza di Melu, aumentando la suspense. Mentre la pressione aumenta, Fabian e la sua squadra si preparano a seguire le indicazioni del chiamante. Quando mancano solo 5 minuti all'arrivo di un camion, discutono animatamente, poi si precipitano a 4 zampe verso il luogo stabilito. Arrivati, vedono uscire un camion e le guardie di sicurezza. Appare anche un'auto della polizia. La Loan combatte coraggiosamente contro le guardie, Jess prende un'arma da un veicolo della polizia e Fabian prende una borsa da una guardia. Insieme riescono a fuggire in modo audace. Il regista li invita a lasciare la borsa dei soldi in un cestino. Successivamente viene detto loro di aspettare in un bar. Dopo un conto alla rovescia, vengono istruiti a recuperare la borsa proprio mentre passa un'auto della polizia, completando senza problemi il passaggio di consegna. Il regista li fa accomodare in un veicolo e dà loro un indirizzo, un ospedale abbandonato. Lasciano l'auto e arrivano all'ospedale desolato. Il direttore li osserva attentamente. All'interno, Fabian trova un cellulare in una stanza e riceve un'altra chiamata. Il gruppo chiede la libertà di Melu prima di fare qualsiasi altra cosa, ma il chiamante è irremovibile. La voce misteriosa dice a Fabian di recarsi da solo in una chiesa per lo scambio di Melu. Mentre Fabian si dirige verso la chiesa, l'uomo lo tiene d'occhio. Entrando in chiesa, Fabian incontra un uomo che dice di non essere il chiamante. All'interno, Fabian vede il capo di una banda che tiene prigioniero qualcuno. Cercando di scoprire qualcosa su Melu, Fabian interroga il boss. Una chiamata in arrivo interrompe il traffico di denaro, segnando la fine. L'enigmatico interlocutore ha un nuovo ordine, Fabian deve lavorare il suo film. Sorprendentemente, il chiamante è a conoscenza delle telecamere della chiesa. La banda attacca Fabian uno ad uno, ma con arti marziali eccezionali e calci rapidi, Fabian li supera. Infine affronta il boss e dopo un breve combattimento vince. Fabian interroga il boss sconfitto su Melu, ma lui dice di non saperlo, rivelando che sono stati ingaggiati per combattere Fabian per un film. Dopo aver liberato il prigioniero, Fabian riceve un'altra telefonata dal regista che elogia la sua performance. Con determinazione, Fabian si affretta, esortato a recarsi all'angolo del karate dojo di Hyun e Wilshere. Si allontana rapidamente mentre inizia il conto alla rovescia. Nel frattempo, la polizia circonda l'Abaddon Hospital, lasciando Jess, Loan e Dider in un angolo. Disperata, la Loan si rivolge al direttore chiedendo aiuto per scappare. Il regista li guida, suggerendo loro di nascondersi mentre la polizia si avvicina. Cogliendo l'occasione, attaccano a sorpresa la polizia, mettendola fuori combattimento. Il regista dice loro di salire al piano superiore, entra armato e fa un'altra telefonata, guidandoli verso un'auto grigia e comunicando la sua posizione. Al dojo di karate, gli studenti si stanno allenando quando Fabian entra e si siede. Una telefonata del regista rivela che si tratta di un reality e che la crescente preoccupazione per Melu ha alzato la posta in gioco. Incuriosito, Fabian chiede informazioni sul dojo, poi sfida il maestro e gli studenti. Mostrando abilità e determinazione, Fabian li supera tutti. Il direttore suona di nuovo, indicando la prossima destinazione. Altrove, un uomo paga gli alleati di Fabian. Il direttore rassicura l'uomo che presto consegnerà il resto del denaro. Incuriosito, l'uomo si chiede perché il regista vuole la caduta di Fabian, per poi scoprire che fa parte del copione. Jess, Loan e Dider raggiungono la loro posizione, ma si ritrovano intrappolati quando la porta si chiude. Il regista li chiama di nuovo, ordinando loro di respingere coloro che cercano di rubare i loro soldi. Scoppia un teso scontro a fuoco contro la banda.
Nel caos, Jess viene tragicamente colpita. In risposta, Loan sconfigge il capo della banda. Nonostante i loro sforzi, le ferite di Jess si rivelano fatali. Addolorata, Loan riceve una telefonata dal regista, che ignora le sue minacce e le rivela la prossima destinazione, dandole solo 8 minuti. Allo stesso tempo, il regista dice a Fabian di indossare una telecamera nascosta trovata in una borsa vicino a un bidone e di bere qualcosa. Poi assegna a Fabian un altro luogo, la zona più pericolosa di Los Angeles, mettendo alla prova il coraggio di Fabian. Anche di fronte ai piani malvagi del regista, Fabian è risoluto. Lo avvicinano chiedendogli denaro sotto la minaccia di una pistola. Fabian, sfruttando le sue abilità nelle arti marziali, disarma un membro della banda, spara e fugge. La banda insegue Fabian in una fabbrica, dove lui li blocca brevemente chiudendo la porta. Nel caos della fabbrica, Fabian parla con il direttore, che chiede un combattimento speciale di Kung Fu a Hong Kong. La banda sfonda la porta e attacca Fabian. Lui reagisce con potenti mosse di karate, dimostrando il suo eccezionale Dragon Kung Fu. Un membro della banda lo schernisce, minacciando la sua ragazza, e Fabian si scatena in una serie di mosse letali, superando ogni membro della banda. In un ultimo atto di sfida, lancia un bastone contro la telecamera, chiedendo al regista se è felice adesso. In un ristorante, Loan e Deeder chiedono di Chan. Dax Young li conduce da Chan, che rivela che il regista ha organizzato una gara in cui il vincitore dell'incontro avrebbe ricevuto una busta. Loan cerca di afferrare la busta, provocando una situazione di tensione. I due rispondono con una dimostrazione di arti marziali notevoli, usando calci e pugni aerei per battere i loro rivali. Chan affronta quindi Deeder, rivelando che questo scenario fa parte di un film in cui sia lui che il fratello sono destinati a morire. L'intenso combattimento inizia con Chan che inizialmente la meglio su Deeder, sferrando una raffica di pugni e calci. Ma Deeder si rialza e reagisce. I due ingaggiano una dura battaglia, con Deeder che alla fine riesce a sopraffare Chan e a vincere. Nel frattempo, la Loan si scontra con un altro avversario, dando la possibilità a Deeder di prendere una busta dello sconfitto Chan. Tuttavia, mentre Deeder cerca di andarsene, Chan gli spara alle spalle. Loan si accorge del tradimento, attacca Chan e durante la lotta, Deeder muore tragicamente. Altrove, Loan usa la chiave della busta per aprire una scatola, trovandovi un numero di telefono. Lo chiama e raggiunge Fabian, dicendogli che è l'ultima rimasta. Più tardi, Loan raggiunge il magazzino dove si trova Fabian, mentre il regista li osserva da lontano sul suo schermo. Loan riceve una telefonata dal regista, che mostra un video angosciante della moglie di Loan, Lily, e di Meilu legate. Affranto, Loan implora il regista di liberare la moglie. Il regista però gli propone una scelta dolorosa, il vincitore di un imminente combattimento deciderà il destino di Lily e Meilu. I due ingaggiano una lotta feroce, esibendo mosse di Kung Fu e colpi aerei. Alla fine, Fabian sferra un calcio decisivo, facendo crollare Loan che, alla fine, muore. Vedendo la triste fine, Fabian è pieno di dolore e si scusa. Fabian riceve una chiamata da regista ed entra in una stanza, ricordando i momenti passati con Meilu a una festa. Nello stesso momento, il regista viene visto fare le valigie e poi recarsi in un luogo dove gli schermi mostrano il prezzo del successo. Torna tranquillo e osserva Fabian sullo schermo. In cucina, Fabian trova una scatola con un CD intitolato Ultimo Atto. Seguendo quanto scritto, si dirige verso la stanza numero 204. Lì affronta una persona che lo picchia per ottenere dettagli su Meilu. La scena si sposta in un'altra sala di registrazione, dove Fabian e il regista assistono a tutto ciò che accade. Il regista ammette la pericolosità della sceneggiatura e offre a Fabian metà dei profitti, sostenendo che è per il loro bene. Tuttavia, vediamo Fabian porre fine alla vita del regista. Prende la telecamera e va nella stanza dove sono legate Lily e Meilu. Fabian racconta loro della morte della Loan, ma condivide la felice notizia che ora è un'orina d'azione. Sentendo ciò, Lily e Meilu piangono. Con un colpo di scena, Fabian rivela di essere dietro a tutta la complessa trama. Diventa evidente che Fabian è stato l'architetto di ogni colpo di scena. La telecamera mostra la sua attenta pianificazione, compresa la scritta Ultimo Atto sulla stanza 204, che porta alla rivelazione finale, scritto e diretto da Fabian Garcia. Rivolto alla telecamera, dichiara: ecco il prezzo del mio successo. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.